Onorevole Madia, il ministro Brunetta minaccia un taglio di 300.000 posti, tanto chi ha vinto un concorso è idoneo non viene assunto dallo Stato. Questo è un gravissimo problema che il PD ha denunciato in diverse interrogazioni. Ieri c'è stata una manifestazione nazionale di tutti i lavoratori che hanno vinto concorsi e che non vengono assunti. E la cosa è un po' paradossale perché di solito ti dicono non usare scorciatoie per entrare nel mercato del lavoro. La via maestra, la via più garantita è quella di fare un concorso. Beh, noi oggi, a causa del blocco del turnover imposto dal governo, abbiamo tutte queste migliaia di lavoratori che avrebbero il diritto di entrare nella pubblica amministrazione, anche perché quando è stato indetto quel concorso esisteva la copertura finanziaria e che però oggi appunto si trovano a piedi. Io chiedo al governo, il Partito Democratico chiede al governo di assumersi il carico di questo problema e poi chiederei al ministro Brunetta, che monitora qualunque cosa, ha monitorato poco tempo fa le auto blu, ha monitorato i lavoratori flessibili nella pubblica amministrazione, beh, sarebbe urgente monitorare in tutta Italia qual è davvero la reale portata numerica di tutti questi vincitori di concorso non assunti.